Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo ancora una volta di Motorsport Game. Brutte notizie, perché ancora una volta perde un'altra licenza. Ma prima di tutto facciamo un riepilogo per renderci conto di quello che è lo storico, la cronologia di quello che sta succedendo. Vi ricordo che Motorsport Game è a capo di Studio 397, che è la parte che ci interessa di più, perché Studio 397 è lo sviluppatore di R-Factor 2 e di Le Mans Ultimate, che dovrebbe uscire a febbraio 2024. Vi ricordo che Motorsport Game ma recentemente ridotto del 40% il proprio personale, una decisione che ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo e il rilascio di diversi titoli nel genere delle corse di simulazione. Questo taglio di personale potrebbe infatti influenzare la qualità e la tempistica dei loro progetti futuri. Parlando di progetti futuri, vi ricordo la licenza BTCC, British Touring Car Championship, acquisita proprio da Motorsport Game nel maggio del 2020 con l'intenzione di creare un nuovo titolo simulatore nel 2022, che tuttavia il progetto non è mai decollato ed il contratto con MSG e Toca è stato successivamente annullato. Notizia recente anche questa, che ho già trattato in un video precedente, perché invece di sviluppare il gioco dedicato, la licenza BTCC è stata utilizzata per aggiungere contenuti a R-Factor 2. Ovviamente l'intento era sicuramente di avere introiti, però intanto tu non mi sviluppi il gioco, vieni meno al contratto e io ti tolgo la licenza. E infatti, ora che la licenza è di nuovo libera, disponibile, ci sono già delle speculazioni su chi potrebbe acquistarla per sviluppare un nuovo gioco. Ovviamente aspettiamo di avere nuove notizie. Dopodiché si arriva al franchising NASCAR. Nel 2021 Motorsport Game acquisisce la licenza NASCAR, acquistando quindi la 704 Games, gli sviluppatori della serie NASCAR Heat. Lo stesso anno rilasciano NASCAR Ignition, che è un flop totale causa troppi bug e recensioni negative. Di conseguenza, per cercare di recuperare questo mancato ammortamento delle spese dell'acquisto di questa licenza, viene ceduta poi ad iRacing, che dichiara rilasciare nuovi contenuti NASCAR nel 2024, inclusi giochi per console che potrebbero essere disponibili anche per PC, quindi iRacing si sposta veramente in avanti. Arriviamo poi al dunque, il gioco IndyCar, Motorsport Game Australia, che stava lavorando su questo gioco IndyCar. Purtroppo il progetto viene sospeso e viene chiuso proprio lo studio per ridurre appunto le spese operative di Motorsport Game, che non ce la fa, si sta svenando economicamente e quindi decide di chiudere. Questo lascia ovviamente a piedi i fan della serie IndyCar, che non hanno un gioco dedicato dal lontano 2004 praticamente, nonostante l'esistenza di screenshot e trailer che suggerivano un potenziale promettente per questo gioco. Vi ricordo che anche qui la licenza è stata utilizzata nel 2020 su R-Factor 2 con le IR dall'ARA, con le IR18 dall'ARA, anche qui penso per una questione economica. E veniamo al nodo della situazione: Le Mans Ultimate, che è previsto per il 20 febbraio 2024, sviluppato da Studio 397, che dovrebbe includere, lo sappiamo, il 9 Hypercar, la categoria LMP2 e l'ultima apparizione delle auto GTE. Tuttavia ci sono grosse preoccupazioni che il gioco possa essere rilasciato in uno stato incompleto, data la situazione attuale ovviamente di Motorsport Game, e la mancanza di nuovi asset nel trailer più recente. Cioè, mi spiego, mancano dei contenuti che ci si aspetta di vedere nel trailer, non sempre la stessa cosa. Ovviamente il dettaglio grafico, le disamine che sono state fatte minuziosamente sul trailer indicano che comunque il lavoro è fatto bene, però c'è questo sentore qui, non lo so, forse è anche una mia preoccupazione personale, perché ci tengo tanto a questa uscita, ci tengo tanto a R-Factor 2 e sono molto preoccupato, però vedremo, solo il tempo ci dirà. Ragazzi, dopo questa cronostoria si capisce che c'è un decadimento totale di quello che è l'asset finanziario di Motorsport Game. Io spero veramente che ci possa essere qualcuno che possa sostenere economicamente almeno la parte di Studio 397, perché il sentore che ho rispetto a già il rinvio di 2-3 mesi dell'uscita di Le Mans Ultimate non mi fa presagire qualcosa di molto positivo. Spero vivamente di sbagliarmi, solo il tempo ci dirà. Nella speranza che questo video, comunque, anche se sono brutte notizie, vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un pollice in su, a lasciare un commento, ditemi cosa ne pensate, se siete preoccupati anche voi per i titoli di Studio 397. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio.